Chi non morto si rivede. Una volta svegliati, i miei compagni, io volevo solo scappare da quel luogo infernale, ma loro hanno voluto esplorare poiché convinti che tutto questo fosse legato alla scomparsa di Denafe. Abbiamo quindi cominciato a esplorare questo strano sotterraneo e Sebastian ha trovato un libro raro. Speriamo valga davvero qualcosa, con tutta la fatica che ho fatto, almeno qualche spicciolo lo voglio racimolare. Oltre a un meccanismo che sembrerebbe aver spostato l'intera stanza di posizione. Quando siamo usciti dalla porta da cui eravamo entrati non eravamo infatti più nello stesso luogo, ma dopo aver camminato per un lungo e tetro corridoio protetto da una porta con uno zombie incastrato, siamo sbucati in Silvania. Quando si dice dalla padella alla brace, non è piacevole quando la salsiccia sono io. Da brave persone quali siamo, come l'onestissimo mercante che sta dettando queste pagine, abbiamo provato a chiedere informazioni ad una vecchina che abitava poco distante, ma dopo aver scambiato qualche chiacchiera, ci ha invitati insistentemente nella sua casa a prendere una tisana, nonostante il figlio stesse dormendo. Quando la signora ha cominciato ad agire in modo strano, siamo stati costretti ad attaccarla e abbiamo scoperto che il figlio era sì in un periodo di riposo, ma del tipo eterno. Mentre Sebastian indagava nella stanza dell'uomo e Alexander teneva d'occhio i resti dell'anziana, io credo di aver fatto uno di quegli strani sogni, e sì che non mangio pesante da un bel po', anzi, non mangio proprio da troppo tempo, dove nessuno mi vedeva o sentiva. E ho messo 2 monete sugli occhi del defunto, il quale per ringraziarmi mi ha confidato che per trovare la contessa dovremmo seguire le tracce del suo passato. Un segno? Una trappola? Lascia deciderlo che hai gambe lunghe. Io ho seriamente bisogno di mangiare. Ah, ovviamente non appena ci siamo distratti, il freddo corpo della vecchia è scomparso e la sua voce ci ha maledetti. Bel posto, la Silvania. Siamo alla luce della luna con questa gigantesca torcia di casa che sta bruciando. Sì. Io sto arrostendo un po' di carne salata. Che intenzione avete? Dove volete andare? Dobbiamo andare sul confine. È l'unico un indizio. Appuntamento. Un appuntamento non lo so, però dobbiamo andare sul confine. Da lì possiamo capire dove è arrivata anche la contessa e capire se dal passato di questa nobile donna possiamo capirci qualcosa. Sicuramente e ci incamminiamo. Il villaggio dove si era trasferita era sul confine, ma dal lato Stirland, non dal lato Silvania. Quindi io andrei da quella parte. Io andrei nello Stirland. Okay. Anch'io andrei nello Stirland. Ok. Abbiamo una torcia? Beh, potete sempre la possiamo fabbricare. Potete fabbricarlo, no, ma io... potete chiedere al mago di fiducia un incantesimo. Io mi consulto con i miei compagni. È vero che siamo qui nella notte, però io vorrei avere, è vero che con una torcia diventeremmo visibili a tutti, ma io vorrei avere un il bastone non si è acceso, tirato, ma è andata male. Una fonte di luce. La magia di Sebastian in questo luogo pernicioso non funziona. Vabbè, io prendo Alexander, ti dirò che hai ragione nel fatto che senza luce saremmo più silenziosi, ma anche è vero che se io cado in una pozzanghera non mi trovate più, quindi forse è meglio. Io mi guardo, abbiamo una torcia nel nostro zaino, nel kit dell'avventuriero, mi sembra io di sì. No. Come no? Io no. Io cerco un ramo che è più secco degli altri e cerco di fabbricarne una. Vabbè, se ce l'abbiamo, no, siamo lì vicino alla casa che brucia, a questo punto vi accendiamo lì. Pigliamo un pezzo di legno e andiamo con quello. Va bene, se non ce l'abbiamo la torcia nello zaino, se Umbe ci conferma questa cosa, prendiamo un rametto, un ramo. Io in teoria dovrei riuscire a fare luce con la magia che però ha fatto puff. Ok. 8 a scuro visione. Vabbè, quello ce l'ho... Al più usiamo il bastone per come torcia, poi non ti preoccupare, poi se nel caso dovesse essere... Credo. Vabbè, ok. Va bene, andiamo. In che direzione vi dirigete? Confine. E allora, noi avevamo capito dove era il nord. Ci fidiamo di quello che ha detto la signora o proviamo a cercare di capire? Io mi ero orientato, sapevo dove eravamo. Lui si era orientato, se lui si è orientato e sappiamo nord e sud, sappiamo più o meno da dove dobbiamo andare, io tornerei verso sud. Verso il confine, così anche verso i nostri cavalli. Se non vado errato. Voi quindi volete andare verso la direzione in cui vi ha indicato la vecchia? No, abbiamo detto che vogliamo ragionare noi di dove era al sud. Ok, allora dovete fare un test per di sopravvivenza di outdoor. Io mi ero già orientato prima di entrare nella casa. Lui si era orientato, quindi sì, tenete conto che sapevi, lui si è... più o meno sapevi che eravate in Silvania.
Meno 6. Okay. Io ho fatto 99. Secondo me, fatto. No, meno 6 anch'io. Sì, ma è fallimento critico doppio. Meno 5. È vero! Fallimento critico doppio. Cazzo, 99 usciva a fanculo. Allora, quindi Paese ha fatto 66 fatto? 99 ha fatto. 99, merda. Credo che sia 99, sì, 99. Ok. E Fra, così fatto? 72. Ok. Però lui si era orientato prima, eh. Mentre Sebastian e Marco e il buon Otto non riescono a trovare la strada e ne sono consapevoli, il buon Alexander invece è convinto di aver trovato la strada. La so io la strada. Molto bene. E che ovviamente gli indico, dissuadetemi da seguire le mie indicazioni. Allora, il buon Alexander vi indica la strada, la direzione opposta rispetto a quello che vi aveva detto la vecchia. Ma veramente Alexander, senso, però la vecchia, quando ancora non era ostile nei nostri confronti, ci disse di prendere la direzione opposta. La vecchia ha voluto anche ucciderci, però, attenzione. Quando ti ha aggredito? Ho capito, l'hai fulminata prima. Aveva una forza sovrumana quel tizio, cioè mi ha spostato. Cioè, ha spostato un cavaliere, cioè aveva 90 anni. A parte che è ancora cavaliere, parole grosse. Poi anche tu ultimamente sei dimagrito. No, io non mi fido, vorrei andare da quell'altra parte. E poi tu Ale sei convinto che questa sia la strada giusta, è diverso. Comunque è la strada giusta, cioè si stava traendo in un inganno. Non lo so. Ma le stelle si vedono. Ma tu non lo sai dove stiamo andando, cioè fidati di me che lo so. Otto. So perché io onestamente non riesco a raccapezzarmici, quindi vi seguo. Non mi odiate troppo, ragazzi, sto interpretando il personaggio. È giusto così? No, più che giusto, Pais. Tu, Pais, sei convinto di aver trovato la strada giusta? È di là. Non lo so. Perché avrebbe dovuto mentirci quando ce ne stavamo andando? Magari ci voleva fare cadere in un'imboscata. Magari chissà quali altre creature delle tenebre si annidano in questi boschi. Io direi di andare di là. Dopotutto, ma tu come fai a essere certo? Da cosa nasce la tua certezza? Beh, è come tu se fosse, come tu guardando le stelle, magari riesci a orientarti. Lui è riuscito a orientarsi. Lui ti sta dicendo sicuramente so la strada, perché, è quella. Perché sicuramente non è di là, quindi è di qua. Poi aggiusteremo il percorso strada facendo. È un'ottima idea, potremmo cercare di capire, cominciamo a incamminarci in questa direzione, poi se vediamo poi tiriamo di nuovo magari e andiamo. Mentre vi avviate nella palude, che si fa sempre più fitta e gli acquitrini sempre più profondi, tant'è vero che il buon Otto praticamente ci va, gli arriva la cintola. Sentite creature. Io posso suggerire una cosa ai miei compagni: se abbiamo della corda leghiamoci uno all'altro, così non ci perdiamo. Ottima idea. Non abbiamo la corda, non abbiamo la corda. Che cazzo di avventurieri siamo? Avete della corda? Ce l'ho la corda. Ce l'hai scritto? Ci sarà sicuramente, c'è il kit dell'avventuriero. Io non ce l'ho la corda. Ma io non c'ho nient'altro, c'ho solo segnato soltanto le armi del... Solo le armi, non ho... Nemmeno io. Sì, ce l'avremo sicuro, cioè abbiamo niente, siamo nudi e crudi. Non siete nudi e crudi, ma non avete una corda. Potreste andare a cercarne la casa che avete bruciato, se c'è una corda. Se l'abbiamo bruciata, sarà una corda bruciata. Siamo nudi, crudi, e io ho del sale. Tu hai del sale, molto bene. Ouch. Comunque, mentre vi avviate nella palude, e nonostante il cavaliere abbia avuto una buona idea, non avete una corda per legarvi. Cioè, io vi legherei a voi e a tutti quanti. Tra gli alberi. Te la legherei al collo, te la legherei. Incominciate a sentire. Vabbè, Otto, facciamo così. Tieniti alla fodero della mia spada. Così almeno. Minchia, sì. Anche le uppo puoi mannare. Sì. Creature della notte rumoreggiano nel sottofondo di questa vostra passeggiata. Gli acquitrini si diventano sempre più profondi e il buon Otto ogni tanto cerca, si aggrappa a voi per riuscire a rimanere fuori dal pelo dell'acqua. Io ogni tanto lo tiro su. Esatto. No. Non ci hanno pagato abbastanza per tutto questo.
Ragazzi, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta? A me sembra questo non ci sia un sentiero per arrivare al confine. Possibile che dalla dimora della vecchia si debba passare attraverso la palude? Mi sembra veramente una cosa singolare. Ci fermiamo e ci guardiamo intorno. Non vediamo nessun tipo di sentiero. Circa una dopo una mezz'oretta che state camminando, notate, non troppo distante da voi, un piccolo villaggio. Te l'avevo detto, hai visto? Illuminato dalla luce lunare. Visto che l'ultima volta che i villaggi illuminati non ci hanno portato molto fortuna, vorrei fare, grazie anche alla Dark Vision, un tiro di percezione. Vai. 1 Allora, non noti niente di particolare se non ci sono circa una decina di casupole in legno. Beh, sembra abbastanza normale questa volta, ragazzi. E andiamo a vedere. Vedete che tutte le porte sono delle casupole sono sbarrate con assi di legno. Ma c'è una specie di confine, una specie di muretto, una specie No, assolutamente. Ah, è un insieme di casupole. È un insieme di casupole, sì. È un piccolo villaggio. Le porte sono sbarrate, e da quello che abbiamo visto fanno anche ragione ad averle sbarrate. Una delle casupole di legno, vedete che è un po' più grande, e di fatto sembra essere una sorta di taverna. Ed è l'unica dal quale proviene una fioca luce dall'interno. Ahia. Che voi non siete riusciti a vedere da lontano perché ovviamente era molto fioca. Molto fioca. C'è un'insegna? Sì. Ok, c'è un'insegna. C'è un'insegna, taverna. È completamente rovinata, ma c'è scritto tipo locanda qualcosa, non si capisce. Ma appena riuscite a leggere locanda. La lumaca veloce. Le finestre sono sbarrate oppure in questo caso sono... Le finestre sono, diciamo, rinforzate... Con delle sorte di sbarre metalliche. Possibile vedere all'interno? Ma c'è il vetro che è comunque molto bisunto. Ma guardando potreste guardare all'interno. E guardiamoci. Provo a guardare. Ti aggrappi e guardi all'interno. Puoi fare un test di percezione per notare dei dettagli. Di quella. Quanto hai fatto? 88. Ok. Aia! Perfetto. Niente, in sostanza non solo non vedi nulla, ma la tua presa sulla grata, vedi che è come se fosse molto umida e scivoli. E cadi per terra, col sedere per terra. E muori. No, muore no. Vabbè, ma a questo punto, ragazzi, bussiamo. Ok. Bussate. E chi è che di voi bussa? Io. Ok. Mi faccio un passo indietro. Sì, io faccio un passo indietro, nel dubbio. Ok. Io busso. Bussi e praticamente la porta si apre. Un po' di olio. Ma se si apre così, che cazzo di porta è? Che lo cambiano un po' d'olio, mettete. Vabbè, cosa vediamo dentro? Dentro vedete che non c'è nessuno nella locanda tranne un omuncolo grassoccio e bisunto al bancone che tipo è mezzo addormentato. Beh, io entro con ho la torcia in mano. Sei tu che sei davanti, quindi buonasera. E questi lasciano la porta aperta. Buonasera. Buonasera. Buonasera, oste. Siamo tre viandanti. Mi giro a vedere se ci sono ancora. Tre viandanti. E in cerca di un luogo per passare della notte e in cerca di informazioni. Siamo nel posto giusto? Benvenuti alla locanda delle tre lune. Oh. Benvenuto, Grazie. Possiamo godere dell'ospitalità di questa locanda? Oh, ma certo, sedetevi, accomodatevi. Non abbiamo visto, ci sono poche luci. Come mai?
Io timidamente entro e riprovo a fare un test di percezione per vedere se qualcosa, se è okay, tutto a posto, se mi sembra accogliente davvero oppure no. Meno 4. Ottimo. Non noti nulla di particolare, se non che la locanda, diciamo, è completamente deserta nella sua sala principale. Non c'è. E sono le luci accese? C'è qualcosa di acceso? Un camino? Una fonte di. No, ci sono delle candele messe su alcuni tavoli. Alcune sono spente, alcune sono accese, sono quasi alla fine. È pezzente questo, va bene, ok. Posso farle una domanda? Ma certo, signore. Mi dica. Dove siamo? Oh, questo. Abbiamo viaggiato tutta la notte e vorremmo capire dove siamo. Questo è il nostro piccolo villaggio. È il villaggio delle Tre Lune. Ma dove? In che parte dell'impero? Oh, beh, ma. Siamo in Silvania, messere. Stiamo molto dal confine dello Stirland? Oh, non troppo, circa un paio di giornate di cammino. A quale dimensione non vanno bene? Posso capire se sta mentendo? Tira. Tiro cosa? Intuitemi. Intuition? Fammi vedere dov'è. Certo. Intuition. Più uno doppio, non so se va bene. Sembra essere sincero. C'è qualcosa che non quadra. Ci siamo allontanati così tanto. La signora ha detto che eravamo a 3 ore dal confine. E non ti sei fidato per la direzione, ti fidi che eravamo vicini allora. Quale signora? No, abbiamo avuto un incontro questa notte all'interno della palude. All'interno della palude? Vi siete avventurati nella palude? Siamo persi nella palude. Oh, beh. Sì, perché è più corretto. È pericoloso viaggiare nella palude. Ce ne siamo resi conto. Ce ne siamo accorti. Però sembrava, ci hanno detto che eravamo molto più vicini al confine di come siamo adesso. Io vi ho detto che ci vogliono un paio di giorni, ma seguendo i sentieri, se attraversate la palude ci metterete molto di meno, ma è pericoloso. No, vanno benissimo i sentieri. Sì, ma ragazzi, noi abbiamo un appuntamento. Ma potrebbe essere un appuntamento di 20 anni fa. Poi potrebbe essere un appuntamento di oggi. Vanno benissimo i sentieri. Otto non ne può più delle vostre stronzate. Per caso non è che avreste un cavallo, un qualcosa che ci potrebbe aiutare a raggiungere il confine in tempi brevi? Un cavallo. Siete buffo, messere, da dove venite? Io vengo dall'impero. Oh. Tecnicamente siamo ancora nell'impero. No, è perduta è nominalmente governata, però è perduta la provincia, non è in altra regione. Sarete abituati bene voi delle province. Piuttosto non capisco come voi facciate ancora a vivere qui. Questa ma tant'è. È casa nostra. Vi capisco. C'è una stanza, quindi è possibile dormire un po'? Questa notte è una notte speciale. Aia. Andiamo bene. Non siete molto benvenuti questa sera per dormire. Perché? Anzi, quale motivo? Questa è la notte. Insomma, è una notte particolare, diciamo così. E cos'ha di ce lo fai sapere pure a noi? Questa notte a disguisa delle altre notti. Diciamo che non è il caso che voi stranieri vi fermiate qui. Ma lei parla per enigmi, ci faccia capire. Ma ha detto poco fa che eravamo i benvenuti all'interno della e che era possibile riposare. Cosa è cambiato? Sì, potete stare, ma non qui a dormire. Possiamo rimanere svegli? Ma sì, va bene. Vorremmo aspettare il giorno.
Va bene, cosa posso servirvi? Qualcosa di caldo. Ok, provvedo subito. E vedete che si infila di fretta e furia in cucina. Io guardo, senza sì, dire niente, vi guardo e vi lascio capire che non mi sento al sicuro. Io sono ancora sull'ingresso. che diavolo di notte è questa? Ragazzi, vogliamo torchiare. Vogliamo torchiare il... Cioè, io provo, intanto non ha mai funzionato, sesto senso. Vai. 7. E più 2 è il massimo che posso fare. Proprio 2 è buono, cacchi. Il massimo che potevo fare, 26. È un bruttissimo presentimento. Nel senso che... effettivamente il tizio sembrava davvero preoccupato per qualcosa. E a prescindere da quello che vi ho detto, hai come la sensazione che qualcosa stanotte debba succedere e che fondamentalmente vi trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ragazzi, andiamo via. Ci rimettiamo in strada? Ci rimettiamo in palude. Dobbiamo andare via così? Beh, scusate, hai detto che comunque alle due c'è di notte. Un sentiero, quindi a questo punto non ci sappiamo trovare... dove porti, quindi... Andiamo via di qui, ragazzi, uscite. Ok, io mi avvio verso la porta. Usciamo. Silenziosamente, così che non se ne accorga. Ok, raggiungete la porta e quando vi arrivate davanti alla porta, davanti a voi, davanti proprio alla porta, sull'uscita, c'è un tizio. Un tizio con questa sorta di lunga veste molto scura, sembra una sorta di enorme cappotto di cuoio molto molto scuro, e ha tipo un cappellaccio di cuoio, la cui tesa è molto larga e la punta ha una sorta di punta molto alta e un po' rovinata. Vedete che ha delle bretelle di pelle che si incrociano sul petto e porta una sorta di camicia di seta e ha un viso molto truce, una barba corta ma appuntita sul mento e due folte sopracciglia. Lo sguardo è quello di una sorta, ha lo sguardo di una civetta e vi sta guardando in maniera truce. GV ha descritto il cacciatore di streghe dell'impero. Salve. A me viene un infarto, istintivamente poggio la mano sull'elsa della spada, sull'imbucatura della spada, ma non la tiro fuori. Ok. Ma lei chi è? Chi siete voi? Ma tu da dove è arrivato? Ero già prima sulla porta. Salve, io sono 8. 8 chi? 8 Hazel, sono un halfling del Mutland, sono un viaggiatore con i miei compagni e cercavamo una stanza ma ci hanno detto che non siamo i benvenuti qui stasera, per cui ce ne stavamo andando. Di fatto è così, ora sedetevi. Ma ce ne stavamo andando. Siamo i benvenuti perché dobbiamo sederci. Abbiamo un paio di cose di cui discutere. Ma lei chi è? Mi faccio un pochino più grosso. Noi ci siamo presentati, buon signore. Lei chi è? Io sono Vertrand Von Hassel. Questo Vertrand... è un nome Von Hassel, è un nome famoso, non c'è... Ah no, quelle 8? No, spessa. Piacere, Mr. Von Hassel, molto piacere. Facciamo un recap, ma l'avevamo già sentito questo nome? No. Sedetevi, ho detto. Quale autorità? L'autorità dell'imperatore. Oh, quindi anche qui in Silvania c'è comunque chi segue la legge imperiale. No, cosa siete? Un cacciatore di taglie? No, sono un cacciatore di streghe. E ora per la vostra incolumità
vi suggerisco di sedervi. Io mi siedo, vado verso uno sgabello, mi siedo e gli dico: mi scusi, io a costo di essere, di risultare scortese, ma visto che abbiamo avuto mille peripezie nell'arrivare qui, vorrei avere una prova di quello che voi siete. E lui praticamente vedi che apre lentamente il suo cappotto, il che ti fa vedere che proprio dove ci sono le costole ha due fondine con due pistole. E, okay. E vedi che all'interno del suo cappotto è cucito il simbolo dei cacciatori di streghe. Io mi sento più tranquillo e gli dico grazie. Allora mi siedo anch'io. Gli dico: potevate dirlo subito, però. Abbiamo incontrato brutta gente nell'ultimo periodo venendo qui. Io non posso dare fiducia a nessuno in questo luogo, men che meno a voi. Siete comparsi dal nulla a quest'ora. Sì, ci stiamo ancora chiedendo anche noi come siamo arrivati qui. Soprattutto ci stiamo chiedendo che ore sono, ci stiamo chiedendo da quando abbiamo iniziato a giocare. Diciamo che l'oste nel frattempo esce dalla cucina e vi porta da mangiare. Grazie, buon uomo. Io guardo... Sarebbero pezzi di bronzo, ciascuno. Glieli do. Anche io pago i miei. Io gli do i miei. Sì, okay. Io pago il mio, anch'io. Okay, paghiamo e gli dico... guardo il cacciatore di streghe e dico: immagino che abbiate delle domande per noi. Sì. Ebbene. Sono a disposizione. E intanto mangio. Sono a disposizione. Ok. Anche voi mangiate, io, ragazzi? Io guardo lui mangiare per un po' e aspetto. Ok. E aggiungo al cacciatore di streghe. Immagino, spero che voi abbiate anche delle risposte. Dipende. Ok, intanto che mangio, dopo il primo boccone, sai che i sensi avanzati, com'è il cibo? Cioè, nel senso... Realizzi che stai mangiando. No, allora... È pericoloso? Non è eccezionale, però è commestibile. Ok. Oh. Tu da buon halfling hai mangiato cose migliori, ovviamente. Vabbè, non mi aspettavo niente di gourmet da queste zone. Ok. E il cacciatore si dopo... fa: raccontatemi un attimo... Come diavolo siete arrivati qui? Io, in tutta onestà... Non lo sappiamo. In tutta onestà gli racconto quello che ci è successo. Gli racconto che noi eravamo stati ingaggiati da un nobile dello Stirland per andare a cercare una zia scomparsa. Indagando abbiamo visto... diciamo un cavaliere che trasportava un prigioniero, abbiamo provato a seguirlo, siamo stati assaliti da dei non morti, ci siamo rifugiati in una casa, questa casa si è rivelata essere probabilmente la casa di un malfattore, di un cultista, provando a seguire la strada per capirne di più, ci siamo completamente smarriti e siamo arrivati, gli indico, oltre la palude, in una casa, da una botola, in una casa presente all'interno della palude. Questo è quello che corretto. Gli racconto. Vedete che dopo il vostro racconto il cacciatore è piuttosto perplesso, vedete che è preoccupato. Come possiamo aiutarvi? Io dico, qui sta succedendo qualcosa, solo che non sappiamo cosa stia succedendo, ma penso che voi ne abbiate idea. E la vostra presenza qui è un'ulteriore conferma che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Ma la domanda più importante... Siamo stati sicuramente attaccati da poteri oscuri, visto che sono stati evocati comunque non morti, scheletri, e ho la sensazione... La domanda più importante, buon maestro, è questa... Da che parte è lo Stirland? Vogliamo tornare a casa? Lo Stirland è in quella direzione, lo Stirland. E vi indica una direzione. Mm-hmm. Ok, grazie. Che in pratica è la direzione da cui siete arrivati. Fantastico. Posso guardare male il cavaliere? Puoi no, farlo. Perché non lo sai. No, lo sa, siete arrivati in quella direzione, quindi è appena indicata. Ti dico grazie, ce l'avamo meno male, Alexander, che eri certo della direzione. Ero certo di andare nella direzione diversa da quella che ha detto la vecchia.
Io ringrazio il cacciatore e dico grazie, stavamo andando nella direzione opposta, ci ha penso salvati la vita. Siete stati fortunati a giungere qua vivi. Queste notti sono oscure e perigliose. In questo periodo la gente scompare e non viene più e non viene più ritrovata. Ancora anche qui cosa sta succedendo? No, nell'impero, nei confini con questo, con questa maledetta terra. Sì, che sì, notti, è per questo che siamo stati ingaggiati. Che notti sono? Anche l'osso ha detto che questa notte è una notte particolare, che non si può dormire. Questa notte ho indagato. Viene definita la notte del sacrificio. La notte della birra un penny, no, non piaceva come come situazione, vabbè. Siete vedo che il vostro umorismo è rimasto intatto nonostante i vostri viaggi. È l'unica cosa che ci tiene ancora in piedi. In ogni caso sembra che indagando sono riuscito a estrapolare qualche informazione su questa notte. E cosa succederà? Sembrerebbe che questi poveri abitanti del villaggio offrano l'infante più sano alla notte. Ah, e che questo venga rapito. Ma è terribile. E nell'impero si tollera questa cosa? Ovviamente no. Ma io sono qua per altri motivi. E non so se impegnarmi in questa missione senza avere alcun tipo di supporto. Beh, ce ne parli. Poi se vogliamo, impedire che questi degenerati sacrifichino una vita, chiunque, qualsiasi cosa si muova nella notte, può contare sulla mia spada. Otto, sentite che mormora qualcosa che non capite e si abbassa sul cibo. Il cacciatore Bertrand vi dice: ebbene, poco più in là, nella palude, esiste una magione. Nessuno del villaggio ne parla apertamente, ma questa magione nasconde qualcosa di tetro e oscuro. E si dice che in questa notte i cittadini portino là un infante e lo abbandonino alla notte. Ma dove sono questi cittadini? Ce l'hanno già portato? So che so che sono partiti da circa una mezz'ora per portarcelo. E noi siamo qua a mangiare. Nel frattempo ne approfitto e assaggio un po' di cibo. Beh, io ho ricevuto ordini dall'imperatore Karl Franz di giungere in questa terra per sondare e capire cosa sta succedendo. E abbiamo capito che sono dei pazzi degenerati che sacrificano i bambini, questo l'abbiamo capito. Cioè, dobbiamo fare qualcosa per fermarli o rimarremo qui a mangiare e a far finta che non sia successo niente? E guardo Otto. Il mio obiettivo è scoprire. L'imperatore mi ha di aprire qualsiasi tipo di combattimento con qualsiasi minaccia. Il mio obiettivo è capire cosa sta succedendo e riportare informazioni nel cuore dell'impero. E fino ad ora che idea vi siete fatto, Bertrand? Purtroppo la gente del luogo è ostile, è difficile riuscire ad avere un contatto con loro. È praticamente impossibile. Ma sono riuscito a capire che forze oscure si stanno in qualche modo radunando in qualche punto di questa terra maledetta. Beh, io ho un'idea. Vai. Beh, loro hanno detto che sacrificano, si dice che portino a questa magione. Se loro abbandonano lì il bambino e poi dovrebbe arrivare qualcuno a prenderselo, noi aspettiamo che gli abitanti del villaggio se ne vadano, prendiamo il bambino, ce ne andiamo anche noi, salviamo il bambino, non dobbiamo combattere con nessuno. Certo, ma chi si prenderà cura dell'infante? Non certo io. Beh, poi lo portiamo alla vecchia. No. Dalla padella alla brace.
lo portiamo nello Stirland, dare sorella di Sigmar. Lo portiamo nello Stirland, lo diamo a quella signora che ha perso tutto quando i goblin hanno bruciato il villaggio, gli diamo un bambino, tieni, e ce ne andiamo. Così già che è povera come la merda, abbiamo anche il bambino da mantenere, molto bene. Vabbè dai, c'è di buono che non c'è da pagare le tasse. Vabbè, lo daremo da qualche parte, lo proporremo come nuovo... Cazzo, no, ci sarà qualche istituto assistenziale nell'impero. Siete abili combattenti? No. Lui è abilissimo, indico. Beh, allora io dico ovviamente no. Io guardo Otto, mi tasto la gamba. Questa missione potrebbe causare la vostra morte e la mia morte, e questo significherebbe il fallimento della mia missione. Io sono stato addestrato nell'arte del combattimento. Tu? Io. Da chi sei stato addestrato? Sono stato addestrato dal mio precettore. Qual era il suo nome? Il nobile Arcaon. Cavaliere. Il nobile cavaliere Alexander von Manfred. Il vecchio. Ah. Poi ci sarà il medio e il giovane. Ho già sentito parlare di quel cavaliere. Ci ho ballato subito. Ho avuto l'onore e il privilegio nella mia vita di essere il suo scudiero. Non ho buoni ricordi. Questo mi dispiace, era un nome molto conosciuto nell'impero. Già. Perché non ha buoni ricordi del mio maestro? Circolano voci. Che voci? E lo guardo con un tono un pochino più feroce. Il mio maestro ha sacrificato la vita per l'impero. Il mio maestro ha passato gli ultimi anni della sua vita sofferente e privato della forza per quello che lui ha fatto a servizio dell'imperatore. Non permetto a nessuno di mancargli di rispetto. Che voci circolano? Ho sentito voci che fosse un cavaliere piuttosto, beh, come dire, della dubbia moralità. Della dubbia moralità. Viviamo nell'impero. Viviamo nell'impero, non dentro Bretonnia. Il mio maestro, il mio mentore ha fatto quel che ha fatto per difendere questo paese da tutti i suoi nemici, interni ed esterni. Beh, comunque stiamo perdendo tempo. Se questa cosa turba la sua moralità, non mi riguarda. Fatto sta che mi ha insegnato l'arte della spada, o almeno quello che è riuscito ad insegnarmi. Va bene, se tu sai combattere, allora. E lei invece cosa sa fare? E ti guarda, Sebastian. Ah, lui mangia bene. Sono io, Sebastian. Ah no, scusa, lui fa la luce. Non lo so, perché è un cacciatore di streghe, di dire che sono un apprendista, non lo so. Beh, a sto punto, tanto è. Io sono stato istruito nei collegi della magia. E vedi che vedi che avvicina la mano a un fianco. Aspetta, calma. È un accolito, è sanzionato. È in viaggio per conto dei collegi della magia. Lentamente allontana la mano dal fianco e fa: va bene, allora se siete tutti d'accordo mi accompagnerete alla magione. Guardo Otto. Sentite Otto che continua a mugugnare nel piatto. Lui mangia. Ma prima di tutto dovremo raccogliere informazioni su questa magione. Torchiamo l'oste? Sì. Io mi stavo antipatico. Torchiamo l'oste. Facciamolo. Conduce lei l'interrogatorio, noi ce lo andiamo solo a prendere. Tenetelo fermo. Esagerato, tenetelo fermo. Teniamo fermo. Perché c'è venire qua, sennò quello scappa prima. Oste, scusi, le devo chiedere una cosa. L'oste fa, si avvicina. Sì. E cosa fai una volta che eri vicino a te? Io mi alzo, ma con molta calma. E l'oste, vedi che arretra di un passo.
Notando che l'osso è chiamato Stangaele, alto 3,85 m. Quante alte? Beh, grassoccio, vedete che è grassoccio! È grassoccio, lottatore di sumo in pensione. Ha detto che questa sera è una serata particolare. Sì, beh... Avremo bisogno che lei si siede e ci racconti qualcosa. Vedi che è parecchio intimorito dalla presenza del cacciatore. Io riesco a sgattaiolare e chiudere la porta da cui è arrivato? Puoi fare un test di furtività? Zero! Ok, quindi più? Più quanto? 1000. No, scusate, era proprio zero, più zero. Più zero. Ah no, capite che hai fatto zero. Tu allora, non esiste lo zero, sarebbe 100, non sarebbe buono. Allora non è buono. Approfittando della distrazione, insomma, del momento in cui insomma Ale si alza e il tizio è un po' preoccupato per il cacciatore di streghe, un po' preoccupato perché ovviamente Alexander si alza e proprio mentre lui arriva lì vicino, tu riesci a sgattaiolare e a non farti vedere arrivando fin dietro al bancone, dove c'è la porta che porta alle cucine. Cosa vuoi fare? La chiudo. Ok. Va bene. Non sei neanche un po' curioso di guardare in cucina? Lascia stare. Mentre la chiudo, guardo cosa c'è. Vai, test di percezione. Poppy, cosa vuoi che ci sia dentro nella simbale? C'è da mangiare, c'è la guarda di mano. Questo invece è un bel P3. Più 3. Vabbè, vedi che la cucina è un po' sporca, bisunta. Però sembra una cucina normale. Ma la cappa c'ha lo sporco dietro, è stata pulita. No. Chiudo la porta e mi ci paro davanti. Non che possa ovviamente bloccarlo, ma mi ci paro davanti con le mani su una mano su uno dei pugnali. Ok. E vedi che l'osso incomincia a balbettare. Messere, potete anche sedervi? Sì, siediti. Abbiamo bisogno di farti alcune domande, siediti tu. Ma io vedi che è un pochino... Sarà stanco, messere, si sieda un attimo con noi, vogliamo soltanto scambiare due parole. E lui si volta e fa, ma tu come sei finito là in fondo? Ho detto siediti. Fai un test di intimidire, vai. S'aggiuda, cioè, quando è intimidire? Intimidire era altro. Scusate un secondo. È fortissimo. Minchia, 5 ho fatto, più 3. Ok, praticamente hai spaventato anche me. Dall'impeto della voce il povero Ossi si caracolla sulla sedia. Ecco, non ci voleva così tanto. Il cacciatore di streghe sfodera una lama da praticamente dietro il suo cappotto e incomincia a infilarla nello stomaco del povero oste. Ho capito, mica dobbiamo ammazzarlo, stai buono. E fa, allora parla, cos'è state facendo questa notte? Così fanno gli interrogatori, i cacciatori di streghe. Sei ammazzato. Ammazziamo dopo. È la notte del sacrificio. Parla e gli spinge la spada, la lama ancora di più nel ventre. E vedete che cominciano a uscire del sangue dalla pancia. Io mi volto, guardo, giro le spalle alla scena e guardo la porta. Io guardo la scena, non dico mezza parola però, al di là delle battute di paesiello, io non dico nessuna parola, sono sguardo duce, fermo e osservo e ascolto. Ok, vi prego, non uccidetemi, vi dirò tutto quello che volete sapere, vi prego. E il cacciatore disse che si ferma la lama e fa, allora parla, oste. E lui, sì, praticamente la notte del sacrificio, il signore della notte viene a prendere il suo raccolto, uno dei nostri più giovani e sani, viene preso e sacrificato al signore della notte, affinché lui protegga il villaggio dalle oscure creature della palude. E questa cosa succede ogni anno, questa notte. Noi
portiamo alla Magione von Drac il piccolo bimbo. Von Drac. Faccio un test di araldica. Von Drac. Io lo so chi sono i von Drac. Posso fare l'ora araldica? Vai. Più uno. Lo so. Okay. Beh, vabbè, lo sai. Hai sentito parlare dei von Drac? Si diceva che questa famiglia fosse al servizio dell'impero e governasse, diciamo, governava la Silvania. La provincia della Silvania. Per intenderci, Isabella era Isabella von Drac, farvi capire dove stiamo andando a parare. Sì, ma guarda che lo so anch'io, non ti preoccupare. Ah, ok, ok. Ok, molto bene. Quindi qui c'è un castello. Non lo so, però. Quindi questo qui c'è un castello. No, non lo so, non lo so. Sì, c'è... era una delle magioni da caccia di Otto von Drac. Grande personaggio, Otto von Drac. Beh, quando è previsto questo sacrificio? Questo sacrificio è previsto questa notte. Ma c'è un'ora precisa a cui il Signore della Notte verrà? Lo vedete? Oh, l'avete mai visto? Nessuno lo ha mai visto. E chi lo ha visto non è stato in grado di descriverlo. È ammantato dalla notte e nell'oscurità riesce a celarsi rapido, veloce e fulmineo. Mo bene. La situazione si fa grave. Dobbiamo sbrigarci se vogliamo attuare il nostro piano. Sì. Dove si trova la Magione? Quanto dista la Magione? Oh, poco più là, nella palude. Seguite il sentiero per circa una decina di minuti. Un'ultima cosa, ha dell'aglio? dell'aglio? Perché? Beh, sì, in cucina. Vado a prendere l'aglio. Sai perché? Non puoi saperlo. Come no? Sono superstizioso, abitante dell'impero tileano, sono superstizioso. Sì, sì. E allora, vuole aspetta. Farci la pasta, Allora, non si sa mai. Può il suo personaggio sapere questa cosa davvero? No. No, ma non credo che nel mondo di Warhammer l'aglio funzioni sui vampiri. C'era scritto, l'acqua di Sigmar. Sì, ma... però questo lo sappiamo. Solo i simboli di Sigmar possono funzionare. Perché io ce l'ho, i vampiri sono stati maledetti da Nagash. Va bene. Vabbè, Otto, vedete che c'è in cucina, ma sta tranquilli. Ah, in cucina non c'è nulla. E questo non c'ha roba da mangiare. Vabbè, sì, però nel senso non c'è nessun pericolo. Ah no, un po' di roba da mangiare, però io la prenderei. Non so a che punto siamo con le provviste. Pagandola, sì. Pagandola cosa? Sono dei generati che si sacrificano i bambini, gli dobbiamo pagare la roba da mangiare. Siamo in missione per conto di Sigmar. Buon Alexander, non tutti hanno la vostra risoluzione. Probabilmente se fossimo cresciuti in un ambiente differente, anche noi avremmo fatto gli errori che fa questa gente. Tu dici? Io credo che purtroppo la Silvania sia molto differente da come noi vediamo la casa. Non mi sembra una persona malvagia quella che stiamo torturando. Mi sembra una persona che ha perso la retta via. Non stiamo torturando nessuno. Mi sembra una persona che ha perso la retta via. Guardo il cacciatore di streghe e gli dico: ci ha detto tutto quello che poteva. Non ha senso torturarlo oltre. Altrimenti diventeremo come loro. Io aggiungo, credo che fra poco gli daremo anche la soluzione. Sono d'accordo, non ha più senso interrogarlo. E vedete che fa pressione con la lama sul ventre del tizio e lo uccide. Ecco, gli abbiamo dato anche la soluzione. Mastro
gli metto una mano sulla spalla e mi alzo e dico: Otto, andiamo a fare provviste. Mi avvio verso la cucina. Questo è il modo della chiesa di Sigmar. Prendiamo un po' di cose. Ok, abbiamo... Sebastian e Otto vanno in cucina. Alexander, sì, io rimango col caccia... rimango col cacciatore. Sono talmente contrariato che non rubo nulla. Il cacciatore pulisce la spada sulle vesti dell'oste e se la ringuaina. Io gli dico: forse il gesto del cacciatore di streghe, per quanto cruento e crudo, era necessario. Non sapevamo se poterci fidare o meno di quella persona che avrebbe potuto svelare la nostra posizione, il nostro piano, a chi è meglio che non lo sappia. Speriamo che gli altri abitanti del villaggio pongano la stessa resistenza. Da quello che ha descritto... Intanto cerco del cibo in cucina. Questa creatura della notte si rivelerà essere molto, molto complicata da gestire. Lei per caso ha dell'acqua benedetta dai preti di Sigmar? Gli fa... No, però questo, tira fuori un simbolo della cometa due code. Io mi tocco qui, tiro fuori anche io. faccio così, tiro fuori da una catenina. Anch'io ho un simbolo il cornetto. Il santino, padre Pius. Il cornetto tileano, lo rosso. Questo viene da Lucini, questo. Il cacciatore vi fa segno che è il momento di partire. Sbrighiamoci. Sì, dobbiamo andare. Andiamo. Lo seguo, ma lo guardo con antipatia. Ok. E lui ti ricambia il tuo sguardo con uno sguardo arcigno. Vi avviate per il sentiero e dopo una decina di minuti vedete, scorgete questa magione in mezzo a uno spiazzo erboso. È una magione che sembra essere abbandonata da lungo tempo. E... vedete che alcune finestre sono rotte, ledere, rampicanti salgono lungo le pareti. E vedete che ci sono delle figure davanti alla magione che stanno come pregando. Quanti sono? Sentiamo cosa dicono. Stanno tipo facendo una sorta di, come dire, omelia, tipo. E... Non riuscite a sentire le parole perché vi tenete a distanza. Non riuscite a sentire le parole perché vi tenete a distanza. Però vedete che sono intenta a pregare. Ma riusciamo a capire quanta gente c'è? Ce ne saranno tipo una trentina di persone. Oh. Ah. 30 persone sono difficili da... Riusciamo ad avvicinarci in un punto comunque che ci lasci nascosti? Vediamo una possibile copertura dove potete nascondere. C'è tipo un grosso masso che è un po' più vicino rispetto a dove siete, dietro al quale vi potreste nascondere. Provo a dirigermi in quella direzione. Ok, fai un test di stealth. 0. Ok. Zero, riesci sgattaiolando e facendoti 4-4, riesci ad arrivare dietro al masso e nascondendoti riesci a sentire più o meno vagamente le parole che stanno dicendo. Faccio accenno agli altri di aspettare, ascolto. Ok, vedete che Otto vi fa cenno di aspettare, vi dice fermi e senti praticamente che stanno... cantilenando tipo: oh signore della notte, accetta la nostra offerta. Oh signore della notte, proteggi i nostri sogni. Oh signore della notte, tu che governi le nostre terre. Oh signore della notte. Allora, una domanda. Vedo l'infante? No. Cazzo. Ok, attendo. E voi cosa volete fare?
aspettiamo, se devo aspettare. Mi guardo intorno, circospetto, vorrò fare un test di percezione, però aspettare. È possibile, dalla posizione in cui siamo, riuscire ad aggirare andando dall'altro lato il gruppo di 30 persone senza essere comunque visto, comunque rimanendo in copertura? Io vorrei rendermi conto se c'è qualcosa che ci sta sfuggendo, se ci sono figure che non abbiamo qualche idea. Osservazione. Sì, faccio un'osservation. Il cacciatore fa: dobbiamo muoverci. Penso che questo sia un rito empio per evocare una creatura dell'aldilà. Ho fatto zero. Se vogliamo salvare l'infante, dobbiamo aggirare la folla ed entrare nella magione. Gli faccio faccio cenno ai miei compagni che non vedo il bambino. Noi decifriamo il segno, diciamo. Allora, non c'è, allora c'è il bambino. No, dovete fare un test di intuizione perché lui ve lo sta mimando. Ho capito, mica siamo deficienti. Il bambino. Intuizione, fammi vedere, dove è intuizione? Fallito di 3. Più 1. Ok, tu Ale hai capito cosa sta dicendo 8. Ok, non c'è nessun bambino. Non c'è ancora il bambino. O l'ha già portato via o non è ancora arrivato. E se lo porteranno arriverà sicuramente dove siamo arrivati noi. E il cacciatore di streghe guarda, fa: idioti, cosa state dicendo? È ovvio, il bambino è dentro la magione. Dobbiamo entrare dentro la magione? Ce l'ha detto persino l'oste. No, io mi guardo intorno, vedo, cerco di valutare se c'è una strada percorribile per arrivare alla magione. Allora, io provo a mimare un'altra cosa a Sebastian. Faccio cenno sostanzialmente, finta di avere un bastone, faccio cenno di puntare, come per puntare il bastone, praticamente nella zona, in una zona praticamente come per attirare via la gente. Devi fare una magia in quella zona, così che la gente vada di lì e io possa entrare. Ok, voglio... Sebastian, fai un'intuition. Perché? Perché sì. Fallito di 2. Ok. Niente, ci ho provato. Nonostante tutto riesci a capirlo, perché nonostante il tuo fallimento la spiegazione di Otto è abbastanza chiara, quindi riesci a capire cosa ti sta dicendo anche se a malapena. Provo a accendere il bastone. Okay. Anzi, ho un'idea geniale, ragazzi, preparatevi. Bruceremo qualcosa. Aspetta, mi devo ricomporre. Guardo Alexander e Bertrand. Lasciate fare a me. Questo tiro cacciatore ha avuto la sfiga totale di trovarci sulla sua strada. Tiro sul cappuccio. Ok. Senza mostrarlo a Bertrand, quindi dall'altro lato, esco il libro malvagio e mi incammino con sicurezza verso il gruppo. Era quello che avevo chiesto. Ok. Ok. Io faccio cenno al cacciatore di streghe di rimanere fermo. Gli dico: ha un piano. Cosa diavolo sta facendo il vostro amico? È un idiota, lo ammazzeranno. Ha un piano. Ok, Sebastian, tu ti avvicini alla folla. E la folla... Quando vedo questa cosa io comincio a prendere l'arco e incocco una freccia. Ok, va bene, ci sta, mi sembra giusto. Vedi che arrivato in mezzo alla folla la gente smette di cantare, di pregare, e ti guarda basita. Io, tenendo bene in vista il libro oscuro, mi giro verso la folla e dico: andatevene, il padrone oscuro non vi vuole qui. Fai un test di intimidire. No, puoi scegliere tu. Lo fai con tono minaccioso o li vuoi convincere semplicemente? Voglio convincere. Vai, allora fai un test di charm. Aspetta, lo provo. Guarda quello che è più alto, eh. No, forse charm. Moriremo tutti. Zero. La gente ti guarda un po' spaventata, misto tra lo spaventato e la condiscendente, e vedi che incominciano ad allontanarsi da te, arretrando pian pianino verso il sentiero. Stanno venendo verso di voi, Alexander.
Cazzo, ce l'ha anche fatta. La folla si avvia verso il villaggio, atterrita, e voi siete tutti nascosti dietro al sasso. In questo punto qua, adesso vi disegno. Poi ci hanno messo un sasso solo, sti merda, potevo mettere un altro sasso. Io prendo respiro e metto via il libro prima che il cacciatore lo veda. Ok. Grande. Vi avviate nella magione? A questo punto siamo qua a posto. Sì, non c'è più nessuno in giro. Non c'è più nessuno in giro. Se ne sono andati via tutti. Ok. Entra Asio. Entriamo. Okay. Tendiamo l'orecchio. Io vorrei fare un test di percezione per capire se c'è un pianto di un neonato. Permettetemi questa cosa. Mentre andiamo, a bassa voce, guardo il cacciatore e gli dico: visto? Senza dover combattere. Ok, e lui ti guarda un po' stranito. Così che la vostra vita e la nostra non sarà in pericolo. Ok, entrate nella magione e ovviamente la porta... non ha l'olio, quindi scricchiola. Pure questo. Perché la merda. Entrate in un salone enorme. Entrate in un salone enorme. E questo salone praticamente ha in fondo due rampe di scale che si dipanano a destra e a sinistra fino a ricongiungersi al piano superiore in un pianerottolo comune. Che dà praticamente a questo salone principale un ballatoio tutto attorno a livello superiore. Dove può essere il povero bambino? Io tendo l'orecchio, provo a percepire. Io guardo se sotto il tappeto ci sono delle pozioni. Guardaci, fai una percezione, Fra. Meno due. Io cerco di vedere, visto che sarà un posto impolverato, se ci sono delle tracce che portano da qualche parte. Okay. Meno quattro, mi sa che non ho trovato neanche il tappeto. Questo però, Marco, è outdoor survival. Outdoor survival... No, io ho fatto meno 2, ho fatto 60. Ok, non trovate nessun indizio particolarmente interessante, se non che questo posto sembra abbandonato da parecchio tempo. E vedete che c'è uno stemma enorme sul pavimento di fronte a voi e un enorme diciamo candelabro appeso al soffitto. Oggetti invece di valore in giro. Beh, già solo la... puoi prendere il candelabro. Già il candelabro è prezioso. Sì, è ma enorme. Come cazzo lo porto? Scusate, cioè, sono piccolino. Lo carichiamo sul cacciatore di streghe. magari alla fine, se sopravviviamo, cosa ne dite? Lo sciogliamo. Ok, niente. Io dico al cacciatore di streghe dove potrebbe essere il bambino. Forse è meglio dividersi per cercare in tutte le stanze. Brutta idea. Non hai mai visto un film horror? Che cazzo esatto, ti dividi? Brutta idea. Capito? Quelli che fanno così muoiono. Ma noi siamo in un film horror, Alexander. Comunque, Bertrand vi dice... Bene, cerchiamo in tutte le stanze. Da qualche parte devono aver lasciato l'infante. Sbrighiamoci prima che questa creatura malvagia si palesi a noi. Concordo, spieghiamoci. Tanto Sigmar, proteggici. Ok, iniziate a esplorare la magione e notate che ci sono dei dipinti giganteschi nelle varie stanze che state attraversando. Volete visitare prima il piano di sopra o prima il piano di sotto? Sotto. Ok. Io avrei detto sopra, però siamo sotto. Girate in delle stanze che sono tipo salotti giganteschi, tipo c'è questa enorme stanza per la cena, da pranzo. Quanti coperti più o meno? Ah, circa una sessantina, tavoli da 60 coperti. Stanno coperti è buono, stanno coperti, cazzo, sai, a Silvania, che cazzo ci venivi a fare 60 coperti in Silvania? Che turismo c'è? Una volta c'era, a quanto pare, chi lo sa. Sicuramente in tempi molto lontani da questi, perché le ragnatele sono ovunque, la polvere è piuttosto spessa e vedete che anche i dipinti, i candelabri, tutto è ricoperto di polvere e ragnatele. Vedete che ci sono arazzi enormi, quadri giganteschi raffiguranti, diciamo, sono ritratti di tre quarti di personaggi che voi non sapete chi siano. Pozioni niente, però. Pozioni zero.
Io ogni tanto tendo l'orecchio per vedere se c'è, cioè esploriamo in maniera sommaria, cioè io tendo l'orecchio per sentire se sento un pianto, piangerà sto bambino. Cosa io farà? Continuo a cercare tracce. Ok, diciamo, ci sono qualcosa che si è passato prima di noi. Nel sotterraneo. Stavolta ho fatto non c'è un sotterraneo. Non ci sono tipo le cantine, roba del genere. Ah no, no, cioè esploriamo velocemente, secondo me l'hanno portato nelle stanze. Stavolta ho fatto un più uno, Umbe. Hai fatto un più uno? Mm-hmm. Ok. C'è un salone centrale. C'è un falò centrale nella sia nella sala da pranzo che nel salotto. Tu Marco cosa hai fatto più uno per? Per cercare tracce per terra, impronte di qualcuno che sia passato prima di noi, recentemente. Beh, noti che nelle stanze che avete visitato non ci sono segni, gli unici segni che avete lasciato sono i vostri. Però sulle scale che portavano al piano di sopra vedevi che la polvere è stata spostata. E ti ricordi adesso, tu pure? No, ripassandoci, tanto state... No, ripassando, stiamo in gara. Lo dico ai compagni, dico, signori, di qui non è passato nessuno prima di noi, ma sulle scale verso l'alto sì. E andiamo di sopra allora. Sguaino la spada, sguaino la spada perché non si sa mai. Rinfodero l'arco e prendo un pugnale. Improvvisamente incominciate a sentire... Bastardo, è lì. Ok, io prendo la porta e vado via. Vieni qua, cosa ti... Accendi sto lampadario che c'hai per bastone, accendi qualcosa, fai qualcosa. Accendo le luci davvero, poi ci vedo. Vabbè, ho capito, può piangere anche di meno, però che mi mette l'ansia. Ho acceso il bastone. Seriamente, mi è venuta la pelle d'oca. Sì, pure a me, non mi fate... No, perché io sono a casa da solo, non si sa mai. Quando il coronavirus è il minore dei mali, ecco. Bambini demoniaci, ci pensiamo poi Ale abita a fianco di un bosco infestato. Mentre state salendo la scala sentite, secondo me ci stiamo avvicinando. Il cacciatore di streghe fa sobbalza e tira fuori le pistole. Ecco. Io intanto ho acceso il bastone. Io sono col mio pugnalino del cazzo. io ho spada e scudo in posizione di difesa, così. Venite. Andiamo. E andiamo. Iniziate a salire, vedete che ci sono delle stanze, ok? Sì. Lungo dei corridoi. E sentite il bambino piangere. Io provo a riseguire, cioè a tenere seguito quel percorso di... passi che avevo trovato. Ok, continui a seguire i passi e vedi che conducono in fondo a questo corridoio. Però ci sono un sacco di porte lungo questo corridoio. Vabbè, sentiamo più o meno dove arriva. Sono aperte o sono chiuse? Sono tutte chiuse queste porte. E io mano a mano le apro per controllare che non ci sia dentro qualcuno e ci possa aggredire. Allora, scusami, qualcuno dei passi porta verso una delle porte? Queste, no, la polvere no. Allora, io praticamente continuo ad andare avanti e faccio segno a loro senza parlare di tenere d'occhio le porte. No, io le apro proprio una per una. Ma lui le apre, a questo punto io faccio copertura a lui che apre. Ok, sentendo, nonostante continuate a sentire questo pianto del bambino, aprendo le porte, notate che queste camere sono tutte sfarzosissime, piene di questi letti a baldacchino, e ognuno di questi ha un ritratto, con un caminetto, un piccolo balconcino, una finestra, e hanno tipo tutto quello che potrebbe esserci in una sfarzosa camera della nobiltà imperiale, no? Niente pozioni. Vedi che... Non so, puoi provare a cercare, se vuoi cercare più attentamente. Dopo, con calma, dopo, adesso mi sembra muoio. Se sopravviviamo, poi cerchiamo. Sì, servirebbe prima, però. Allora, noti che la prima stanza che apri è una stanza con una camera matrimoniale, con un letto matrimoniale, e ha, diciamo, una coppia di ritratti di due signori, una donna e un uomo di mezza età. La seconda stanza che apri invece raffigura una serie
diciamo, un albero genealogico. E vedi che è l'albero genealogico di Von Drack. Posso guardarlo? Io faccio, io ho conoscenza araldica, Vai. Fammi fare un test di conoscenza araldica, che c'ho una conoscenza, c'ho questa conoscenza araldica qua. No, meno uno. Niente. Vabbè, che c'è scritto sopra? Vabbè, vedi che ci sono vari nomi. Fino a dove arriva? Fino a dove arriva? Arriva fino a Otto Von Drack. E basta? La figlia no? No, si ferma prima. Non, c'è, non sai ferma... che c'è una figlia? Si ferma Otto Von Drack. Si ferma Otto Von Drack? Cioè, fratello tiro neanche. Tiro un calcio al cavaliere e gli faccio con il labiale. Il bambino. Cazzo, bambino. Andiamo, cerchiamo il bambino. La terza camera che apri, Fra, vabbè, apri una serie di camere dove ci sono vari ritratti. La terza camera importante che apri ha un piccolo letto con a fianco ha una sorta di parte appartata dove c'è un velario e dietro c'è una vasca da bagno e vedi che c'è un ritratto di una giovane fanciulla molto bella, molto intrigante. Puntando la luce si vede qualcosa o percepisco... C'è una silhouette dietro la... No. Eccolo lì, maiale subito. Il cavalier maiale. Dai. Il cavalier del porco. Comunque no, non noti niente di... Cioè non c'è niente... È vuota la stanza, però c'è questo ritratto di questa fanciulla bellissima. Mi guardo un po' al ritratto, mi riempio bene gli occhi del ritratto e poi andiamo avanti. Un calcio anche al mago di quel bambino. Ok, vabbè, arrivati in fondo e vedete che le tracce della polvere si fermano davanti a questa porta. Ah, allora, prova ad ascoltare. Okay. Sì, ma io stavo seguendo le tracce. Ho capito che non c'erano tracce. No, ci sono le tracce. Fantastico. E il Bertrand ha una pistola, ha rimesso in rinfoderato una pistola e ha estratto la spada ed è pronto a entrare. Provo ad ascoltare oltre la porta per se sento qualcosa oltre al pianto del bambino. Si sente sempre questo piangere. Ok, provo. Faccio cenno a tutti di tenersi pronti. Provo ad aprire leggermente, più stealth possibile, e sbirciare. Ok. Farà un casino dell'accidente sta porta, quindi non è... Che ti devo dire? Apri la porta pian pianino, ok? Mm-hmm. E appena apri senti un silenzio di tomba e vedi che c'è una culla di vimini. Con sopra dei veli, appoggiata su una sorta di altare di pietra. C'è qualcun altro? La stanza è vuota, non c'è neanche un letto, non c'è né un ritratto né niente. E Fra riesce a illuminare col bastone. E vedi che in questa stanza c'è, oltre ad esserci questo piccolo altare di pietra sul quale è stata appoggiata questa culla di vimini, c'è sopra al caminetto di questa stanza c'è un simbolo, però non è quello di Von Drack. Ok, allora io ovviamente araldica non ce l'ho, quindi non posso saperlo. Io provo a capirlo. Non lo stai vedendo. Sta sbirciando dentro la porta. Sta sbirciando lui. Ok. Allora, io sempre a segni vi dico: non c'è nessuno, c'è il bambino. E Otto, fatto questo, Otto, prendi il bambino. Apro la porta, quel tanto che basta per farmi entrare, e provo in furtività a sgattaiolare, sempre col pugnale in mano, per raggiungere l'altare. Ok, fantastic stealth. Più due. Ok, riesci ad arrivare proprio davanti all'altare e sei praticamente, la tua faccia è davanti alla culla con questo velo. Percezione, per l'amor del cielo. Vai.
3. Oh, la Madonna. Senti, è un respiro molto lieve provenire dalla culla, ma il velo non ti impedisce di vedere cosa c'è dentro. Ma non solo la culla, è tutto intorno a me. Non c'è niente attorno a te, se non questo altare e questa culla sopra cosa. Ma come questo piangeva che si è venduto il palazzo, mo sta zitto. È stato un piacere conoscervi, prendo la culla e provo a tornare indietro. Ho capito. Vedi che la culla non si sposta, non riesci a tirarla via. Cioè, il bambino del golem. Ma si, cioè, provo a capire se è inchiodata, se è bloccata, incollata. Sembrerebbe sposta inchiodata. Però non lo è, perché possiamo entrare anche noi. Sposto il velo. Ok. Marco, sposta il velo. Aia. Siamo pronti, siamo lì, Marco. Merda, siamo lì, merda, tranquillo. Merda, una volta spostato il velo, sentite questo. Qualcuno si no, se tossisce no, non è periodo. Michi, è il figlio del Joker, abbiamo preso. Quindi guarda in giro e cerco di capire da dove venga questo suono. Ma soprattutto la culla è vuota. Me la squaglio. Gambe in spalla, torno verso i miei compagni. Noi lo vediamo, corsa. Lo vediamo arrivare di corsa, di corsa. Prima di tutto devi fare un test di paura, Marco. Orco. Cool? Sì. Più due. Riesci a mantenere la freddezza di capire dove andare a correre, cosa fare. Adesso puoi scappare verso la porta. Corro praticamente il braccio ad Alexander. Aspetta però, fai un test di... Adesso devi fare anche un test di atletica. Oh cazzo. E saltarmi in braccio, perché sennò non ce la fai. No, sono un po' troppo pesante. Meno 5. Purtroppo quello che succede è questo. Voi vedete che a un certo punto sentite questa risata agghiacciante, vedete negli occhi del povero Otto la paura più totale, e vedete che incomincia a correre verso di voi, ma la porta in qualche modo si chiude di scatto e sentite il lucchetto della porta chiudersi. No. Vabbè, allora, io vorrei dire, ma no, come faccio a finire? Gli diamo una spallata, faccio immediatamente. Io vorrei chiedere come faccio a finire sempre io da solo in queste situazioni, ma mi ci scaccio io, non posso neanche prendermela con nessuno, sono io che mi ci caccio. Umbe, proviamo a sfondare la porta. Vai, immediatamente. Testi forza. E io dall'altro lato provo a scassinarla. Ok. No, che... Vai, fantastico. Per scassinarla. Meno uno. Zero, ok. Allora, Pais si schianta contro la porta senza fare niente. Tu, Marco, riesci in qualche modo a scassinarla, come? Ma purtroppo per la tua salute mentale senti una mano appoggiarsi alla tua spalla e come stritolartela. Provi dolore proprio. Mi giro col pugnale e colpisco proprio senza neanche guardare. Grisardo è riuscito a aprirla. Beh, però scusa, lui ha scassinato. Io gli tiro un'altra botta, gli tiro. Allora, per la maniglia. Appena ti volti, vedi del fumo che si allontana da te e aleggia nella stanza. Sai che sono un po' arrivato tardi. Ma la porta è riuscita a aprirla, ha scattato la lucchetta. Poi se tu di nuovo una... Gli do un'altra botta, se sei aperto. Entri nella stanza, anche tu. Ok, spada sguainata. E Bertrand entra anche lui con la pistola e la spada pronti per combattere. Help. E cosa vediamo? Vedete che c'è il buonotto proprio spaventatissimo, che dà la schiena alla porta e sta guardando nella stanza. Io mi metto, cioè attraverso, mi metto tra Otto, il pericolo è Otto. Io dico, attenzione, c'è un'empia presenza nella stanza. Fatti vedere in nome di Sigmar. Ha provato a strattonarmi via, era un essere di fumo, ha provato a strattonarmi Bertrand, via. Bertrand, esci da cometa due code. Vedete che questo fumo nero si addensa. Diventa una fiamma di cavallette giganti. No, io me ne vado, a cavallette me ne vado. Questo fumo nero si addensa
E vedete che ecco, è una figura ammantata in questo mantello di oscurità, e solo i suoi due occhi sinistri si intravedono, e un sorriso, i cui canini quelli sono... E quelli destri dove sono finiti? Quelli destri sono finiti nella tua paura, Marco. Conrad, sei tu? Solo i canini e gli occhi sinistri di questa creatura si intravedono nell'oscurità. E la sua risata... Hai detto davvero canini? Ho detto canini. Cazzo. E il suo sorriso è marcato da questi canini allungati. E la sua risata echeggia nella stanza in maniera terribile. E la voce fa... È troppo tardi, miei cari. L'infante ormai è mio. Ma non temete, per voi coraggiosi avventurieri ho un'impresa, un'ultima impresa. Ci revivi di qui. E un fortissimo vento fa esplodere la finestra di questa stanza. E vedete che il fumo esce da questa finestra. Vedete che tipo Vertran prova a sparare a questo fumo, ma non riesce a fargli niente. E improvvisamente incominciate a sentire dei rumori provenire dalla finestra. Provo a guardare fuori. Io faccio un test di percezione per capire che roba sono. Se è qualche animale. Siamo in maniera attaccati da Gollum. No, non ne faccio test. Ok, improvvisamente vedete una mano che sporge dalla finestra. Vedete che è una mano completamente marcia. Prendo l'arco. Ok, facciamo le iniziative. Vartrand è il primo ad agire, e praticamente con la spada colpisce questa mano che è uscita dalla finestra, e vedete che la mano si stacca dalla finestra e sentite tipo... Mi piace. Mi affaccio rapidissimamente dalla finestra, cosa vedo? Vedi queste figure umanoide completamente in decomposizione che si stanno arrampicando sulle edere della casa. Quanti sono? Sono circa una decina. Grazie. Zombie. È tuo turno, grazie. Alex. Ah, grazie. Guardo un attimo il simbolo. 11 e più 2. Non hai mai visto questo casino, tu ti metti a guardare l'araldica. Non hai mai visto... Vabbè, veloce, estemporaneo, Non conosci questo simbolo? Non conosco questo simbolo. Non appartiene all'araldica imperiale. Oh, cazzo. Molto bene. Ma come è fatto? Cosa c'è sopra? Distingue delle ali. Saranno le ali, un teschio sarà quello con... Va bene. Gli dico che stanno arrivando degli zombie. Teniamoli lontani dalla finestra. Ok. Otto, cosa vuoi fare? Allora, io retrocedo verso la porta d'uscita. Sì. In modo da poter tenere d'occhio se arriva qualcuno alle nostre spalle. E nel frattempo... Merda. Allora a questo punto tiro con l'arco a quello che sta arrivando. Ok, vai. Ma sta arrivando cosa? Zombie. Pur dall'altro lato. Dal corridoio stanno arrivando degli zombie. Quanti sono? Circa una decina. Allora, avrei fatto zero... Ma con l'arco non preciso diventa meno uno. Ok. Manchi lo zombie. Chiudo la porta. Ok, va bene. E provo a... Per dirti... No, ho già fatto l'azione, quindi niente, sì. Chiudo la porta. E urlo, zombie anche da dietro! Ok, Sebastian, è il tuo turno. Posso cercare nella stanza se trovo qualcosa di utile? Prova a vedere.
13, quindi direi che l'ho passato. Di quanto? Ah, vabbè, di 1 l'ho passato. Ok. Trovi sul pavimento, vicino all'altare, una piccola maniglia. Maniglia. Sì. Grande Sebastian, grande Sebastian. Prendo la maniglia. Grande mago. Tiri? Sì. Testi forza. Tira! Allora. 12, che culo. Più 1. Abbondante, tirando, però. Abbondante. Tirando questa sorta di maniglia, vedi che una catena esce fuori dal pavimento. E improvvisamente sentite un rumore di ingranaggio meccanico. E vedete che il pavimento incomincia ad abbassarsi. Ah. Si abbassa quanto? Meccanismi. Ma ad Altdorf non c'hanno più niente. No, su mia nulla. Ma rivela qualche stanza, un ingresso, un'uscita. Vedete che proprio il pavimento sta scendendo. Ma scende nel senso dove sta andando? Scende, va giù. Scende, giù. Stiamo per forza sta scendendo, scendendo il pavimento. Mettiamola così, o il pavimento scende o la stanza sta diventando molto alta. Ok, no, il pavimento scende, ok. E vedete che la finestra che avevate prima a 1,10 m adesso sta salendo in altezza, è più in alto. Quindi avremo pioggia di zombie a breve, ho capito. Finché il pavimento non si ferma e siete molto più in basso rispetto a dove eravate prima. Ci sono porte? C'è una porta. C'è qualcos'altro di interesse oltre la porta prima di correre verso il via? Siamo nella stessa stanza di prima. Porta, apri. No, vabbè, magari... Siamo scesi di un piano, siamo scesi di un piano. Ok, ma magari sul muro c'è qualcosa di interessante prima di andare, di correre verso la porta? No, in realtà il muro è completamente tutto fatto in pietra. Corro una vascoverta verso la porta e guardo se c'è qualche nemico che viene da quella direzione. Ok, la porta sembra essere chiusa. Tastando velocemente le pietre, trovo qualcosa di strano. Tastando la pietra? A casaccio no. Non c'è nulla di strano. Cercando bene. Provo ad aprire, Umbe. Vai, fai un tiro per scassinare. No, meno 3. Spostati. Alexander! Spostati. Eccolo, vado! No, carica. Vabbè. Purtroppo la porta non riesce a scassinarla e vedi che c'ha diverse sembra essere piuttosto complicata come serratura. Ragazzi, provo a dargli una spallata di forza. Una spallata, arriva. Di forza poderosa però. Vai, forza poderosa. Quanto hai più fatto? 1 e 21. Ok. Più 1. Posso, messeri? E una delle serrature cede, ma la porta non si apre. Wow. Posso, messeri, grazie. Sì. Prego, Sebastian. Prendo il mio grimorio. 26, passato. Open lock, e apro le serrature. Ma potevi dirmelo prima! Ha provato a dircelo. Sebastian con una magia, dopo tentanti tentativi di cercare di bloccarmi. Beh, sì. A meno che non sia magica, se non è magica apro tutto. Non è magica, l'apri. All'Ohomora, sì. Ok, la porta si apre e vedete che si dipana di fronte a voi un strettissimo tunnel in pietra con soffitto, diciamo, con volta a botte. Direi ci sono nemici, se ci vede qualcosa di pericoloso? Non sembra, però vedete che alcuni degli zombie molto in alto stanno scavalcando la finestra, probabilmente si butteranno giù. Chiudiamo la porta, chiudiamo la porta e dopodiché provo... Hai anche il closed door? No, solo open, sei tu che devi provare a chiuderla. Ok, allora, io vorrei cominciare a correre, però ho paura di trappole, controllo se c'è qualche trappola. Vai, fantastico. Più 3. Tu controlla veloce che io tengo la porta tirata eventualmente. Non sembra esserci trappole. Via, veloci come il vento, comincio a correre. Vai, corri. Ok.
Scorrete per di fiato lungo questo corridoio, Vartran vi segue. E fin tanto che non raggiungete una serie di 5 gradini che danno su un'altra porticina. Ok. Aperta la porticina e vi trovate in un capanno di legno. In un piccolo capanno di legno. Ma che cazzo, un capanno di legno costruivano questi? Va bene, cosa vediamo nel capanno di legno? Penso che ci sia più di tanto altro materiale in giro. In realtà sembra essere vuoto e abbandonato. Ci sono dei forconi appoggiati alle pareti. Ci sono degli attrezzi di lavoro. Ci sono dei fucili, tipo degli archibugi appesi. Sembra essere abbandonato da molto? Sì. Sembra essere tipo una sorta di... come dire... capanno da caccia. Cioè ci sono tutte le attrezzature per andare a caccia. Alexander, prendi un archibugio. Cosa prendo l'archibugio? Prova, prendiamo un archibugio a testa, va. Con tutta Ma non è utilizzabile. Non è utilizzabile. Come no? Va, faccio un test di per cos'è? Evaluate? No. Sì, fai un evaluate. Cioè, lo faccio io l'evaluate. No, più o meno più uno. Più uno. Ha fatto più uno Francesco. Sono utilizzabili gli archibugi? Allora, potrebbero essere un po' imprevedibili. Potrebbero farci lecca. Ma potresti provare ad usarli. Io non posso prenderli perché sono già ingombrato. Ce ne sono due tanto. Vabbè, prendiamone uno a testa. Intanto con tutta la roba che può servire. Se c'è di polvere da sparo, immagino proiettili, cose per poter... Sì, ci sono. Prendiamone uno. Avete 5 proiettili per archibugio. Allora, aspetta, io non ho le caratteristiche dell'archibugio. Polvere, devo segnare, però. Allora, okay, l'archibugio costa una fucilata. Tu fidati di me quando si tratta di guadagnare soldi, per l'amor del cielo. Allora, porte. Nel frattempo, io guardo se ci sono porte. Posso guardare in giro se c'è qualcos'altro male di nascosto? Sì, per percezione. Ok, no. Io volevo guardare per le vie d'uscita, Umberto. In realtà c'è una porta soltanto che vi fa uscire da qui. È chiusa, giusto? Sì, nel senso che c'è, però è molto semplice la chiusura, nel senso che è un asse di legno che ha un perno che la fa ruotare. Lo so, ma voglio sentire se ci sono zombie anche fuori. Ok, Non senti niente, non c'è rumore, assolutamente, completamente silenzioso. Prova ad aprire e a sbirciare. Ok, vedi che siete praticamente dentro alla palude e si vede in lontananza la magione nello spiazzo. Ok, faccio segno di all clear agli altri. Ok. Usciamo. Ok. A questo punto. Quando uscite, incominciate. Scusami, tu Francesco hai fatto il tiro, quindi per vedere se c'era qualcosa di nascosto, non hai trovato nulla. Sì, ma ho fatto 82. Ok. Ah, niente. Non trovi nulla di particolarmente utile. Anzi, mi sono perso, non so più dove sono. No, vabbè. Allora. Ok. Usciti nella palude, improvvisamente sentite questo suono attorno a voi. Un lupo zombie. Ho ingolfato, tipo un trattore cardinale. Esatto, ho ingolfato male. Ok, vediamo la fonte del suono. Una serie di occhi luminosi si accendono davanti a voi. E che bello. Dalla padella alla brace. Alla bracciola. Allora, Vartrand spara un colpo verso una di queste creature. E io una freccia. Però dopo Vartrand c'è Alex. Io ho questo fucile che spero di aver caricato. Vai. Prima di uscire. Fai ballistic skill. Uso. Ce l'ho ballistic skill, però non forza. È. Però, ma non è una grande cosa. 34. Prova. Non so bonus, vediamo. Ce l'ho io, ma non riesco a leggerlo. 12, no, più 2, più 2, più 2. Ce l'ho fatto.
12 più 2. Ok. Adesso ti dico anche quanti danni fa questo. È perché io non lo so. Immagino. Ma non c'ho penalità, la prima volta che lo uso. Sì, sì, ce l'hai. Hai colpito. Però ho fatto 12. Ok, allora. Ok. Allora. Fai più 8 più il livello del colpo. Quindi 10. Quindi 10. Ok, allora. Il lupetto. Hai fatto 10, quindi? Ho fatto. Se 8 sono. La differenza sono 2. Ok, perfetto. Quindi hai fatto così. Ok, va bene. Allora, è scappolato. Ale colpisce uno dei lupi. Mm-hmm. E si sente un rantolo di dolore. Ok, io lascio cadere l'archibugio ed estraggo spada e scudo. Ok. Perfetto. E mi metto in defense stance. Scocco la freccia verso lo stesso, lupo che ha colpito Alexander. Vai. Minchia, più 4. Più 4? Sì. 4 più danni. Quindi 6 danni fai. Sì, sti cazzi. È la freccia più veloce del West. Ok. Niente male. Ok, Marco colpisce il bersaglio e anche un altro ululato di dolore viene strappato al lupo. Ok. Io ho solo, solo un problema. Vedete? Mi rimane una freccia. Ma questi ammazzeranno tutti. Se non abbiamo ucciso neanche uno, abbiamo sparato in 3. Non ho detto, detto che sarebbe stato facile. Ho detto che ci sono dei lupi. Sono anche spaventati per i colpi. Tu che lupi? Allora, un lupo balza fuori dall'oscurità. Quindi, e attacca Alex. Io vengo, Manfred. Io uso lo scudo, Ci metto lo scudo. C'è Fra che sta cercando di dire qualcosa. Proprio io da un minuto non lo stiamo ascoltando. Quindi io vengo dopo i lupi? Sì. Ok. Se no te l'avrei fatto agire prima. Sai mai. Allora, io c'ho quello melee, giusto? Allora, 47 c'ho in combattimento. No, in cavalleria, scusami. Melee normale. In cavalleria con le donzelle bionde o in cavalleria nel senso? Lasciamo stare le donzelle bionde, che anche le rosse non è che mi stanno dando soddisfazione, no. Allora, 36. Quale i capelli turchini? Cazzo! Meno uno. Meno uno, ok. Per tua fortuna lo zombie ti manca completamente perché riesci a sbalzarlo con lo scudo. Il lupo, sì. Il lupo zombie. Gli rompo i denti con lo scudo. Vedete che quando il lupo esce fuori dall'oscurità, vedete che è completamente marcio. Gli mancano pezzi di pelle, pezzi di carne, di muscoli. E ci sia alcuni è uno schifo orribile. Infatti, Pais, devi fare un test di paura. Cool, vai di cool. Sì, quello che hai tanto. Beh. 34 è forte. 30 0. Ok, riesce 0. A rimanere tranquillo. Ok, il secondo lupo balza fuori dall'oscurità e attacca Bertrand. Ok, Bertrand praticamente riesce a schivare il lupo che gli balza di fianco, mancandolo clamorosamente. Meno male che poi ce l'ha addestrato. Il terzo lupo balza fuori dal bosco e prova ad aggredire Sebastian. Vai, prova a fare un midi roll. Allora più 2, ho fatto 24, 41. Ok, anche tu col bastone riesci a tenere ferme le fauci del lupo e a sbalzarlo indietro, a liberarti dalla sua presa. Ok? Tocca a te, Fra. Beh, io in realtà volevo provare a spaventarli, ma adesso mi metto che sono zombie, non provo più a spaventarli. A proposito, anche tu farai di fare un test di cool. Possa via, sciò. Cool. Sì. Ce l'ho, sì, qui. Meno uno. Meno uno, ok. Allora, tu Fra, sei spaventato da queste creature. Tocca di nuovo a Vartrand, che spara di nuovo un colpo di pistola. E vedete che la sua pistola si inceppa. E poi ha finito il ragazzo, non ne ha più. Questo è un problema. Alexander, tocca a te.
C'è il lupo lì vicino. Allora lo attacco. Vai. Gli tiro un colpo di... Gli tiri un polpo. Gli tiro un colpo, no, il cazzo, meno 3, gli tiro niente. 79, meno 3. Quanto hai fatto? Meno 3? Aspetta, questo è... No, sei qua sempre cavalleria, è melee normale. E 37, no, 4, sono 4, meno 4. Meno 4, l'hai preso. Grande! Minchia, ha tirato peggio di me. Hai ottenuto un vantaggio. Ok. Ho un vantaggio... Ok, il vantaggio mi dava più 5, giusto? A una prossima prova, lo posso accumulare. Più 10, però lo posso accumulare. Non adesso. Sì, però ovvio che, attento perché tu li puoi accumulare, ma appena fallisci un test o lui vince un test opposto con te, perdi tutti i vantaggi. Ok, no, questo me lo uso subito. E i danni gli faccio... Allora, io di mio gli faccio 7 e mi devi dire tu la differenza tra il mio tiro e il tuo. Tu hai fatto più... È più uno il tuo i livelli di successo. E allora sono 8 danni. 8 danni? Ok, quindi... Sempre sul lupo che hai colpito prima, quindi... Su quello che mi è saltato addosso, gli certo, giro, certo. gli pianto... No, con una mano sola, perché l'altro solo scudo, gli pianto la spada nella schiena. Ok. Va bene. E provo a staccargli il col. Qua gliela pianto. Provo a staccargli la testa. Ok. Ricordati che il dove colpisci viene dato dal tiro di dado. Ah no, è vero, hai ragione, stavo romandando. No, non lo puoi fare. Colpisci con la spadata, mm-hmm. Al corpo praticamente. Anzi no, scusami, hai fatto 70. No, 72. Sì, al corpo, allora okay. Ho ragione. Mi ricordavo bene. Lo colpisci al corpo e gli fai una ferita, ma vedi che praticamente il corpo di questo coso è già smembrato, è già completamente decomposto, quindi non sembra avere effetto su di lui. Maledetto infingardo. Va bene. Okay, poi mi piazzo mettendo lo scudo davanti, che non si sa mai. Il prossimo sei tu, Otto. Allora, Otto stava tirando le frecce. Non hai nessun lupo vicino, primo. Esatto. Seconda cosa, hai tirato la freccia prima. Esatto, mi resta una freccia sola. Ok. Io adesso stavo tirando prima quello che stava attaccando Alexander, però vedo in difficoltà Sebastian, che è molto spaventato, per cui mi giro e tiro la freccia al lupo che sta attaccando Sebastian. Ok, vai. Non l'altro polpaccio. E invece? Quanto hai fatto, Marco? Polpaccio, ho tirato polpaccio. Merda. Ecco, non sapevo che tiravi polpaccio, perché... No, non ti becca, però manca completamente il lupo. Mancato il lupo. Vai a cercare la freccia immediatamente, corri! No, estraggo il pugnale. Ok, lasci cadere l'arco ed estrai il pugnale. Ok, perfetto. I lupi. Allora, un lupo attacca Vartrand, che è intento a ricaricare la pistola, viene morso al braccio. Deficiente. Ma che se diventi un banano t'ammazzo, glielo dico. Viene morso al braccio. Pais, tu vieni attaccato. Ok, io uso lo scudo. Okay. Uso lo scudo. Tira i dadi. Uso lo scudo davanti. Vaffanciulo. Quanti hai fatto? Meno uno. Aia. Meno uno. Aia, ti colpisco. Aspetta, Pais, usa il vantaggio. È vero, uso il vantaggio, hai ragione. Ok, con lo scudo... 43... perfetto, 0. 0. Ok, con lo scudo, per tua fortuna, riesci a pararti dall'attacco del lupo. Ok. Anche perché altrimenti l'avresti perso lo stesso il vantaggio. Quindi no. Ok, è vero, più 0. Fra, devi superare un test di cool perché un lupo ti attacca. Oh, 25. Passato, più 2. Ok, adesso fai un test di melee. No. Quanto hai fatto? No. 53. Porca troia. Quindi meno? Aspetta. Meno 1. Meno 1? Sì. Ok. Meno 1 significa che il lupo ti becca e ti fa 3 più... Meno 1, quindi 2, 3... ti fa 6 danni, a cui togli la tua toughness e eventualmente la tua armatura. Non ho armatura, toughness 2, quindi mi fa 6 danni, giusto? Sì, se ti quindi fa 4 danni.
Ti fa 4 danni. 4 in totale. Mi fa 4 danni, ne avevo una ferita sola, quindi vado a meno 2 e svengo. Ok, tira 2 di 10. L'altra volta. Uno la decina e l'altro l'unità. Allora, decina. Molto bene, 95. Allora, 95 hai fatto? Sì. Allora, 95. Prendi la scheda e ricomincia da capo. Merda, esatto. Allora il lupo praticamente ti salta addosso e ti sbrana il braccio sinistro. Il braccio sinistro, tu hai fatto 90. 92? 95. 95? Sì. Merda. Ma... Uso un punto fato, uso un punto fato. Se usassi un punto fatto, magari no. Usalo, usalo. Ti conviene usare un punto fatto. Nel senso che uso, lo uso. Così non senti il dolore col punto fatto. Lo uso. Esatto, cancellato il punto fatto. Sì, leva, fammi stare tranquillo. Ok. Sì. Fammi stare tranquillo. Il terzo lupo... attaccato te. Ok. Sebastian, tocca a te. Ok, zero. Non puoi evocare il gomitolo non morto che ce li togliamo dalle palle, sti cosi, cioè. Sono cani, non gatti. Gli faccio 4 danni. Ok. Tocca a Vartrand che estrae la spada e cerca di attaccare il lupo che lo sta sbranando. Ma com'è messo il lupo che mi ha attaccato, che si è preso tutte le mazzate? È non morto, quindi è tutto sbrandellato, l'hai sbrandellato un po' di più. Il lupo che sta attaccando Vartrand praticamente rimane agganciato al suo braccio e lo sta spolpando praticamente. Ok. Alexander, è il tuo turno. Vai che facciamo l'ultimo round up prima di finire. Io vedo questa situazione. Posso provare a intercettare, cioè ad attaccare il lupo che sta combattendo contro l'inquisitore? Sì, però ne è anche uno che è addosso tu. Come devo fare per divincolarmi da questo? Se vuoi andartene da lì, lui ti attacca però. No, attacca il tuo lupo. Sì, cazzo, attacco il mio lupo allora. Provo ad attaccarlo. Vai. Provo ad attaccarlo. Oh, più zero, affanculo. Sta grande. No, non basta, il lupo riesce a schivare il tuo attacco con una rapidità fulminea. Come posso fare a ripetere il tiro? Cosa che devo spendere? Un punto fato. Addirittura il fato? Praticamente... No, il punto fato è per evitare di essere ucciso o evitare danni. Il punto fortuna invece è per ritirare un test fallito o aggiungere più uno ai livelli di successo. Ah, quindi o ritiro, ci metto un più uno. Se ci metto più uno... Ok, è sufficiente, quindi riesce a colpirlo, quindi il successo, il livello di successo è più 1. Aspetta, io devo togliere allora, vado a 2. E... Umanica. Quindi devo fare, faccio 8 danni. Sono 7 e 1 di successo, giusto? 7 e 1 di successo, sì. E lui toglie questo, quindi sono... è così. Ok. Allora. Tocca i tre lui... no, tocca 8. 8 cosa fai con i pugnali? Attacchi? Attacco il... con un pugnale attacco il lupo che sta attaccando Sebastian. Ok. Va bene. Fai un attacco di melee. Meno 4. Non è sufficiente. Tra l'altro, quanto hai fatto di risultato netto? 70. Ok, niente. Lo manchi completamente. Il lupo si accorge che lo stai provando ad attaccare, ad aggirare, ma e lui riesce a in qualche modo a divincolarsi dal tuo attacco. Ma non è ancora morto il lupo? No, era già morto. Io posso fare quello che voglio per tutta la partita, tranne quando devo aiutare Sebastian. A me non mi aiutare, stai tranquillo, me la cavo da solo, stai sereno. Allora, c'ha un punto ferita.
come faccio a non aiutarlo, poverino? Gli abbiamo voluto bene lo stesso. I tre lupi attaccano. I tre lupi attaccano. Poi fai già un test di melee. Oh, subito, arrivo. Fra fai un test di cool prima del test di melee. Ho tutte le volte adesso. Eh sì. Mi sa di sì. 23. Oh! Più 2. Ma non guadagno il successo? Sì, adesso sì. Guadagni il vantaggio. Se vinci la sfida, sì. No, prima l'avevo vinta prima quando l'ho colpito, giusto? E spendo anche questo coso, faccio più 3. Ok. Riesce a parare il colpo? Riesce a parare il colpo? Botto di scudo. Gli do. Quanto hai fatto tu di melee, Fra? 23. Quindi più? No, scusa, è di cool. Di melee non l'ho ancora tirato. Vai di melee adesso. Cool è a posto. 12. Meno 1. Quindi 22. Sì, però tanto 40. Quindi più 2. Lo riesce a schivare questo colpo. Invece il lupo che stava combattendo con Vartran gli riesce a spappolare un braccio e glielo toglie. Ouch. Vabbè ragazzi, abbiamo guadagnato 2 pistole, ve lo dico. Se questa cosa va avanti ancora un po'. Una gli rimane ancora, dai. Ok. Provo il dardo. Vai. 11, molto bene. Sì, quindi 22. Quindi 22, quindi più 2, 6 danni ancora. 6 danni, ok. Ok, allora, l'ultima cosa che succede è che Vartran praticamente prende la spada e la conficca nel cervello del lupo zombie, e il lupo zombie muore. Ma capito, ci ha fatto un cazzo, l'ho disintegrato, niente. Maledetto lupo zombie.